Mutui subprime, sotto osservazione mercati finanziari mondiali e l'economia reale. Il mercato immobiliare americano e la crisi innescata dai mutui subprime continuano a destare preoccupazione. Ed è soprattutto l'impatto sull'economia reale a richiedere un'allerta costante, come ha sottolineato il presidente della Banca Centrale Jean-Claude Trichet a margine del G10 di Basilea. La crisi finanziaria legata ai mutui spazzatura americani potrebbe infatti costar cara la crescita economica degli Stati Uniti. È infatti più che preoccupante l'esplosione di questi prestiti sul mercato immobiliare statunitense, che dal 2002 sono passati dall'8% al 27% registrato lo scorso anno. In attesa delle previsioni sul 2007 che la Commissione europea presenterà martedì, la prima vittima delle turbolenze finanziarie è l'economia giapponese, che ha registrato a sorpresa la più grave contrazione trimestrale da oltre 4 anni. Nel primo trimestre finanziario il prodotto interno lordo si è infatti contratto dell'1,2%. La contrazione del PIL giapponese si è subito ripercossa sui mercati azionari, anche sulla scia dei ribassi registrati alla fine della scorsa settimana. Il principale indice di borsa è tornato così sotto la soglia psicologica dei 16.000 punti.